Grazie Presidente. Con questo strumento, con questa mozione intendiamo chiedere un impegno alla Sindaca e alla Giunta ad adottare uno strumento per migliorare la programmazione sportiva la programmazione dell'amministrazione degli eventi sportivi. Dopo aver chiesto qualche settimana fa l'istituzione della cabina di regia, chiediamo infatti con questa mozione di definire quali sono i grandi eventi sportivi riconosciuti da Roma Capitale. Chiediamo sostanzialmente di replicare quello che già avviene, ad esempio, per quanto riguarda la Federazione Internazionale Tennis, che riconosce i tornei del Grande Slam, oppure la Federazione Internazionale di Atletica Leggera, che assegna le label, ad esempio la Maratona di Roma è una Silver Label. Analogamente, chiediamo che Roma Capitale riconosca quelli che sono i propri grandi eventi sportivi, li inserisca in un determinato calendario. Tra l'altro, questa è una richiesta che viene anche da richieste che abbiamo ricevuto, ovvero le federazioni, anche gli stessi organizzatori che nel corso di questi mesi hanno lavorato con noi, hanno segnalato questa necessità per Roma che, avendo un calendario particolarmente fitto, dovrebbe cominciare ad assumere questo ruolo e non solo riconoscere gli eventi già esistenti, ma ad esempio anche promuovere nuovi eventi. Quest'anno abbiamo avuto la Formula E, abbiamo avuto l'evento internazionale del triathlon. Vi anticipo che stiamo lavorando con la Federazione Italiana Nuoto, con il Comitato regionale, per portare nel 2019 una Gran Fondo in Acque Libere, un evento internazionale di altissimo livello che a Roma ancora non esiste, ma probabilmente l'anno prossimo comincerà a far parte appunto di questo calendario. Nel secondo punto dell'impegno chiediamo invece di incentivare i romani a fare sport tramite cosa? Tramite l'istituzione di un riconoscimento, un premio, lo sportivo romano dell'anno. E penso in questo caso, ed è anche citato all'interno del testo, ad un esempio, c'è un cittadino romano, un tassista, campione del mondo della 100 km per 3 anni, che probabilmente molti non conoscono, e in occasione dell'ultima maratona è partito per ultimo e è arrivato tra i primi. 2 anni fa corse 2 maratone. Sono piccole imprese sportive che potrebbero fornire un modello, un'ispirazione ai giovani, ai meno giovani, e far venire voglia di fare sport. Magari appunto non di imitarlo, ma quantomeno cercando di ispirarsi a questi personaggi e quindi appunto cominciare a praticare attività sportive seguendo proprio questi begli esempi che purtroppo sono poco messi in evidenza, poiché come sappiamo è il calcio che copre il 90, il 99% dell'attenzione mediatica, ma ecco, abbiamo a Roma grandi, bellissimi esempi positivi che crediamo sia giusto riconoscere e dargli il giusto risalto. Grazie. Grazie a lei.